la canapa una risorsa sostenibile per l'agricoltura del futuro. Sebbene la canapa fino agli anni 50 vedeva l'Italia, e non solo l'Italia ma anche molti paesi a livello europeo, come leader per la produzione media annuale, e in particolare per la produzione di carta, tessuti e altri prodotti, oggi c'è una sorta di rinascita di questa produzione particolare, che da un certo momento in poi è stata demonizzata proprio per l'avvento soprattutto di altri prodotti commerciali come plastica sintetica, nylon, eccetera eccetera, tant'è che se noi immaginiamo per esempio che una delle barche che abbiamo avuto in questi ultimi giorni proprio presente sul nostro territorio, che è l'Amerigo Vespucci, tutta la fibra e le cordame era fatta in canapa italiana, quindi la canapa italiana era tra le più pregiate a livello internazionale. Oggi c'è una sorta di rivalutazione di questo prodotto e soprattutto si presta proprio quello che è l'economia circolare, perché si parla addirittura di filiera della canapa, proprio perché la canapa in qualche maniera diciamo è possibile utilizzare da questa pianta tutte le parti, e quindi non è diciamo, oltre a si può utilizzare la fibra per la produzione della carta, dei tessuti, ma anche i semi, le infiorescenze, e dai semi addirittura diciamo in qualche maniera fare quella che è conosciuta anche nei prodotti per il food, e quindi farina di canapa, olio di canapa, che ha delle proprietà anche nutrizionali molto interessanti, perché rapporto omega 3 omega 6 è perfettamente equilibrato, quindi si presta come una, diciamo, a un valore nutraceutico molto interessante da questo punto di vista. Ma al di là di questo, altri impieghi che possono essere immaginati per questa pianta le possiamo vedere anche nella bioedilizia, per la produzione per esempio di fibre per fare cappotti termici, ma biomattoni, intonaci e via discorrendo. Questo diciamo aiuterebbe quello proprio nell'ottica appunto dell'economia circolare, con la produzione di materiali per la bioedilizia completamente biodegradabili, e tra le altre cose, tra l'altro, anche andare a fare quella che può essere definita una casa passiva, e quindi in qualche maniera si integra perfettamente nel contesto degli ecosistemi e fanno bene anche a quello che può essere la salute, quindi non c'è problema legato all'umidità, alla presenza di insetti come altri materiali che vengono utilizzati magari per la bioedilizia, quindi si presta benissimo da tutti i punti di vista.